Si aprirà a Macerata stasera alle 18.30 nel cortile del Palazzo Conventati la terza edizione della rassegna di filosofia, poesia, narrativa, musica ed arte al femminile Non a voce sola, che andrà avanti fino a ottobre e farà tappa in 10 comuni delle Marche coinvolgendo regione, provincia e comune di Macerata. È una rassegna di cui siamo, devo dire, particolarmente orgogliosi perché è nata a Macerata 3 anni fa, alla terza edizione, e soprattutto ogni edizione si è aperta nella nostra città. È uno sguardo di genere, ma non soltanto al femminile, perché poi ci sono sia autori che autrici maschili e femminili che vi prendono parte per approfondire le varie tematiche, l'arte, la letteratura, la poesia, con un'attenzione e uno sguardo non convenzionale, questo che è più importante. Il rapporto della donna con il tempo è il fil rouge della rassegna 2012, interrogativo aperto che verrà dibattuto insieme ad ospiti illustri come Elisabetta Rasì, Lucia Tancredi, ospiti del primo appuntamento di stasera. Novità dell'edizione di quest'anno, la partnership con l'organizzazione internazionale Action Aid, ONLUS impegnata nella lotta alla povertà e all'esclusione sociale, attiva in Italia dal 1989. Io penso che sia l'epoca in cui sono finite le grandi narrazioni ideologiche, è il tempo del racconto in cui irrompe, diciamo, l'esistenza e la vita vera. Non a caso abbiamo praticamente, diciamo, come due prime ospiti Lucia Tancredi e Elisabetta Rasì, donne che, il cui lavoro io apprezzo tantissimo, anche perché a mio avviso riescono, diciamo, a leggere nelle pieghe della storia ufficiale il lavoro spesso interessantissimo, diciamo, di queste donne che sembrano regalate all'oblio invece.